Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere il numero 32, l'esercizio numero 32 del mio metodo Easy Slap. Qui parte il capitolo sulle ghost note e in questo video, in questo esercizio, andiamo a metterle un pochettino tutte in pratica con questo bel trucchetto. Allora, andiamo a vedere subito il giro. Dalla trascrizione che troviamo qua sotto, vediamo che praticamente noi partiamo con un Mi fatto in thumb a vuoto, quindi poi abbiamo un Hammer fatto con delle ghost. Tu vedi qua sotto che ci sono queste 3x perché viene fatto praticamente con la mano sinistra che va a colpire più o meno tre, è segnato su tre corde, potrebbe essere su quattro, potrebbe essere segnato su due. L'idea è questa: andare a stoppare il Mi che sta suonando, creando questo suono percussivo, quindi fatto a mano sinistra in hammer. Il terzo suono che andiamo a fare è un'altra ghost note fatta sul terzo sedicesimo con un thumb sulla corda di Mi. Quindi 1, 2, 3. Il 4 verrà fatto con un pluck tirando su, noi abbiamo appena colpito il Mi a vuoto in ghost note. Quando torniamo su con la mano andiamo a strappare la corda di Sol, però sempre in ghost, perché la mano sinistra va a stoppare questa corda. Quindi i nostri quattro suoni, te lo faccio vedere in primo piano, sono 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Questo è il primo grande trick che ti consiglio, quindi parti con questi quattro. 1, 2, 3, 4. 1. Questo è un bellissimo trucchetto, è un bellissimo incastro fatto in slap. Nell'esercizio specifico, poi andiamo a fare praticamente sul secondo quarto di nuovo thumb and pluck. Quindi dopo aver fatto i primi quattro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, il 3, 4 andiamo di nuovo a fare come l'inizio. Quindi nota reale in Mi. Ghost, poi andando avanti nota reale ghost, quindi viene fatto due volte. Poi di nuovo ghost, ghost, altri due e poi finiamo sugli ultimi due sedicesimi con un re mi fatto in thumb sul re e nel meron andiamo a prendere il mi sulla corda di La, tasto 5 e 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un bell'incastro, proviamo ad andarlo a fare insieme con una batteria. Mettiamola pure bella lenta, perché qua sono tutti sedicesimi. 70. E 4. Fin troppo veloce così, possiamo ancora rallentarla e non aver paura all'inizio a rallentare. Quindi avevo messo 70, ma possiamo tranquillamente mettere 60. Anche perché potremmo anche decidere di mettere invece un po' più veloce e suonare i sedicesimi come se fossero degli ottavi. Ad esempio, prima eravamo quindi a 80, mettiamola tipo a 110 e suoniamo gli ottavi come se fossero ottavi, ta ta ti 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 ti. Questo per entrare nella meccanizzazione del suono. In questo modo qua potrebbe essere un po' più semplice all'inizio.
Bene, gli elementi ce li hai tutti, non ti resta che prendere la tua batteria e cercare di portarlo su e meccanizzare il gesto. Vedrai che questo trick ti sarà utile anche per tanti altri esercizi, o comunque è una cosa molto applicabile nello slap. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao, a presto!